Queste collaborazioni nascono da un approccio di open innovation, ovvero di un'azienda che non si accontenta di guardare al proprio interno e alle esperienze che ha nel suo DNA, ma che ricerca una costante evoluzione. Giorgetti è un'azienda tipica italiana. Abbiamo sempre pensato che l'equilibrio tra decoratività e modernità fosse interessante. If I'm not mistaken, sometime 2018, Moreno Vitaloni, who is the chairman or CEO of the Americas for Giorgetti, came to visit my office to do a presentation of the Giorgetti products. And, you know, a conversation went on. And from one thing to the other, we said, well, you know, it would be nice if Giorgetti and Tihany Product Design maybe can cooperate on developing some products. And this is how the journey started. Adam Tihany è specializzato nel mondo degli hotel, della ristorazione, delle navi da crociera, quindi ha un bagaglio importante in quello specifico canale. Setsu Shinobu Ito arrivano da un mondo completamente diverso, che li ha spinti fino all'esplorazione dell'elettronica e della robotica. Entrambi i designer hanno lavorato su un brief simile, nel senso che entrambi hanno lavorato a un mobile bar. Il progetto con Adam Tihany è un progetto molto particolare, un oggetto, una bomboniera, un piccolo capolavoro di ebanisteria da un lato e anche di riscoperta in chiave contemporanea di alcuni segni di design tipici degli anni 50-60. The service at home, which in this particular instance it's super important, is an art. You know, the art of entertainment, the art of creating special moments at home. We focused the host collection on natural materials. I mean, our intent was to use wood, metal and leather, and that's about it. And maybe a piece of stone here and there, but all natural materials. The process behind designing anything for us is to come up with something that is very three-dimensional and it tells a story. It's not just a product for the sake of being a product. Da un lato, Tihany ha lavorato a un mobile più funzionale, un mobile che si compone di due elementi, uno fisso e uno invece che si può portare in giro. È un oggetto che mantiene da un lato la sua funzionalità, ma anche mostra in maniera molto evidente le capacità realizzative e artigianali di Giorgetti. Setsu Shinobu Ito hanno voluto lavorare a un elemento più poetico, quindi costruire quest'onda fatta da una serie di quasi 100 masselli che corrono attorno a questa composizione. Ci piacevano di Setsu e Shinobu Ito la capacità di creare forme molto organiche, molto sinuose, molto femminili, che è un po' nello spirito di Giorgetti, ma anche la capacità di immaginare, anche nelle loro realizzazioni più estreme, un oggetto che mantenesse inalterate le proprie caratteristiche funzionali. Volevamo introdurre la sensibilità della foresta naturale nei nostri spazi abitativi. La sensazione di rilassarsi nel bar della nostra casa è simile alla sensazione di fare un respiro profondo nella natura. Il nome di Viva, di tradizione a mobile cassettone giapponese, la cassettiera di Paulownia, che contiene cose importanti, è diventata simbolo di mobili della cultura giapponese. Vorrei contribuire alla creazione di una società sana, fondendo la cultura del human-centered design che l'Italia ha costruito con la cultura del nature-centered design che il Giappone dovrebbe costruire.